19 dicembre 2010, campionato di Lega Pro Prima Divisione. Prima giornata di ritorno, allo Stadio Romeo Menti si affrontano Juve Stabia e Cosenza. La Juve Stabia, dopo la gara di oggi, entra di diritto a far parte del gruppo delle pretendenti ad un piazzamento playoff. Nonostante le tante assenze dell'ultimo momento, mister Braglia riesce a schierare in campo una formazione molto equilibrata e capace di soffocare il gioco del Cosenza a centrocampo. Come ci si aspettava, il pubblico di casa ha accolto l'ex biancolino con fischi e striscioni di disprezzo. Juve Stabia che scende con un insolito 4-3-1-2. In porta Fumagalli, in difesa Fabbro, Pezzella, Molinari e Scognamiglio. A centrocampo Cazzola, Davia e Mezzavilla. Danucci dietro le due punte Corona e Albadoro. Risponde il Cosenza di mister Mario Somma con un 4-4-2 con De Luca in porta, Focolare, Di Bari, De Rosa e Mattini in difesa. A centrocampo Alessandro Fiore, Giacomini, Roselli e Stefano Fiore. In attacco Biancolino e Mazzeo. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto Cazzola sugli sviluppi di un calcio d'angolo manca di testa il bersaglio. All'ottavo punizione di Albadoro e Mezzavilla manca di testa l'impatto col pallone. La Juve Stabia preme sull'acceleratore. Corona prende palla e si libera per il tiro, ma De Luca è attento e para. Nei primi minuti c'è solo la Juve Stabia. Al dodicesimo Albadoro da calcio di punizione fa le prove per il gol. Un minuto dopo Mezzavilla scodella la palla in mezzo. De Luca pasticcia e per poco Albadoro non ne approfitta. Al diciottesimo bella azione delle Vespe, Corona prende palla e cross per Mezzavilla, che non riesce a impattare. La palla arriva a Cazzola, che effettua un controcross su cui si avventa Corona, che al volo impegna severamente De Luca. Al diciannovesimo per la prima volta il Cosenza calcia rete, con Biancolino che scaglia un bolide verso Fumagalli, che è bravo a neutralizzare il tiro. Gol sbagliato, gol subito. Al ventesimo Albadoro su punizione, con una delle sue magie, sorprende De Luca sul primo palo, per la gioia dei tifosi stabiesi. Al 28esimo Davi cross in mezzo, Corona prolunga di testa per Mezzavilla che gli restituisce palla. L'attaccante stabiese calcia al volo a rete ma il portiere ospite para. Al 35esimo il Cosenza risponde con Biancolino, nell'occasione Fumagalli è strepitoso nel deviare in angolo la palla indirizzata sotto la traversa. Inizia la ripresa, al 7esimo Cazzola dal limite dell'area per poco non sorprende De Luca. Al 10esimo raddoppio della Juve Stabia, Albadoro prende palla e se ne va sulla fascia, vede al centro l'inserimento di Mezzavilla e lo serve, quest'ultimo si beve in velocità il suo diretto marcatore e trovatosi a tu per tu con De Luca lo trafigge con un preciso tiro sul primo palo. I tifosi delle Vespe espongono lo striscione in memoria della bimba di Castellammare deceduta in settimana strangolata dal laccio del suo ciuccio. Dopo alcuni minuti ne espongono un altro indirizzato all'ex biancolino recitando una frase molto eloquente. Al 32esimo azione tipo per Corona, che se ne va palla a terra e dal limite dell'area impegna il portiere ospite. Al 33esimo inaspettatamente il Cosenza accorcia le distanze, con Esabre, bravo e fortunato nel trafiggere Fumagalli. Al 41esimo Corona, su passaggio di Valturina, si divora il gol del 3-1. Al 46esimo a parte invertite, Valturina, servita da Corona, spreca una ghiotta occasione. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine dell'ostilità. Se ne riparlerà il 9 gennaio, quando le Vespe andranno a far visita al Foligno. I tifosi delle Vespe non potevano augurarsi una tale migliore di questo, con la propria squadra che festeggerà l'arrivo del 2011 con 27 punti e il quinto posto in classifica.